Oggi è arrivata questa brutta notizia di due sindaci positivi. Si tratta del sindaco Vincenzo D'Ercole di Castiglione Messer Raimondo ed Ernesto Piccari di Montefino, che si aggiungono al sindaco di Penne Semproni, già da qualche tempo in isolamento. L'ANCI ha fatto una nota per essere vicini a questi due colleghi. Sì, una vicinanza, un ringraziamento, un forte abbraccio a Vincenzo D'Ernesto come al sindaco di Penne. Parliamo di una zona che è stata falcidiata e continua ad esserlo, un incremento del numero dei casi altissimo, la Vallata del Fino, la zona anche pescarese ovviamente interessata, ma la Vallata del Fino che è stata interessata proprio questa settimana dall'approvazione dell'ordinanza da parte del presidente Marsiglio, con cui è stata istituita una zona rossa che chiedevamo da giorni. Chiedevamo da giorni perché i numeri già nella prima fase lasciavano intendere che poi sarebbe successo questo, insomma. Sindaco, I due siete sindaci. arrivati in ritardo? È arrivato in ritardo? Noi la chiedevamo da giorni, è chiaro che i presupposti per poter adottare un'ordinanza di istituzione della zona rossa sono particolari, dovevano fondarsi anche su dati e numeri ed esigenze di carattere sanitario particolari. Di certo le avvisaglie c'erano tutte. Si è arrivati ad adottare una zona rossa, speriamo che possa dare i suoi frutti ed arginare diciamo così, la diffusione del contagio verso il resto della provincia di Teramo, ma tutto il resto del territorio regionale, perché è un'area che è stata particolarmente colpita e l'interpretazione che dobbiamo dare di questa zona rossa adesso, anche parlando con i sindaci, non solo con Ernesto e Vincenzo, ma anche con gli altri, deve essere assolutamente rigida se vogliamo raggiungere questo obiettivo. Ecco, che cosa vi aspettate per i prossimi giorni, dato appunto che questa vallata non è stata chiusa subito e poi ci sono altri casi in provincia? Ma intanto dobbiamo bloccare, ripeto, l'entrata e l'uscita al minimo da quell'area. Non è solo quell'area interessata dall'incremento dei contagi. È chiaro che se andiamo a vedere i dati della provincia di Teramo, la zona maggiormente colpita è quella. Ci aspettiamo sicuramente un incremento, anche perché c'è un po' di ritardo e di confusione nel rapporto tra i tamponi effettuati, i risultati di questi tamponi e la comunicazione istituzionale. Siamo fortemente in difficoltà, soprattutto noi sindaci, che riceviamo queste comunicazioni tardivamente, in modo incompleto, e questo rende poi difficile poter gestire la situazione, essendo comunque sul fronte, sotto l'aspetto istituzionale, ed anche controllare poi situazioni. Pensiamo ad esempio ad un tema che stiamo affrontando insieme, quello relativo alla gestione dei rifiuti, dei casi positivi. Se non siamo messi in condizione di poter governare la situazione sulla base di una comunicazione, di un'informazione tempestiva, veritiera, certa da parte della regione, delle ASL, diventa difficile poter svolgere un lavoro che è essenziale in questo momento. Noi chiediamo una comunicazione certa, chiara, tempestiva nei confronti dei sindaci, ma anche nei confronti delle collettività, delle nostre comunità, perché al momento siamo in affanno assolutamente comprensibile, perché l'incremento dei contagi è esponenziale in questi giorni. Ecco perché invitiamo tutti i cittadini ancora con forza a fare ciascuno la loro parte, ciascuno di noi la nostra parte. Perché dipende da noi, soprattutto in questo momento, attraverso il rispetto delle prescrizioni, arginare la diffusione del contagio. Non bastano le misure che abbiamo attualmente in campo. Io ho visto, che abbiamo visto tutti, la giusta ordinanza ieri del Ministro della Salute, che ascoltavo prima nelle sue dichiarazioni e che condivido, in merito al tema delle restrizioni sull'attività fisica, motoria e sportiva, con l'ulteriore restrizione sugli spazi pubblici, che per la verità, diciamolo, molti dei sindaci, anche assumendosi delle responsabilità, avevano già adottato. Però adesso abbiamo questa decisione, centrale che faremo rispettare. Però diciamo la verità,
non è questo il vero problema che oggi noi abbiamo per arginare la diffusione del contagio in Regione Abruzzo, ma in tutto il Paese. Dobbiamo chiedere, lo stiamo facendo, l'abbiamo chiesto anche nei giorni scorsi come ANCI, la chiusura delle attività produttive delle aziende non essenziali. Il vero problema che dobbiamo affrontare adesso, la priorità è arginare il flusso di lavoratori eccessivo, talvolta anche costretti a portati anche per un problema oggettivo di mancanza di dispositivi di protezione a lavorare in scarsa sicurezza, ma il flusso dei lavoratori è oggi l'elemento che dobbiamo interrompere per arginare il contagio. Non è il tema della singola passeggiata, che è sicuramente importante, stiamo cercando di spingere i cittadini a rispettare le regole, a farlo ogni giorno di più, ora più che mai. È necessario che il governo adotti questa scelta coraggiosa, farlo ora, questo è il momento, perché c'è bisogno di una nuova stretta forte per limitare la circolazione dei lavoratori e arginare quindi ulteriormente la diffusione del contagio, soprattutto nelle zone del centro-sud che oggi stanno vivendo un incremento esponenziale dei contagi rispetto a una fase iniziale in cui sembrava, ma ovviamente non poteva essere così, circoscritta questa situazione in particolari aree del territorio nazionale. Certo che insomma, ascoltare il numero totale dei contagi, oltre 42.000, e soprattutto quello delle vittime, quasi 800, sono numeri impressionanti per quanto riguarda la nazione in questo caso. Sono numeri impressionanti che, come dicevamo prima, impongono a ciascuno di noi di sentirci responsabili della nostra salute e della salute di chi ci sta accanto, di tutta la collettività. Dipende prevalentemente da noi, dai nostri comportamenti quotidiani, lo stiamo dicendo ormai da settimane e oggi dobbiamo urlarlo più che mai, anche perché sulla base di questi numeri, e questo vale anche per il nostro sistema sanitario regionale, non riusciamo ad arginare subito questo incremento, rischiamo di mandare totalmente al collasso un sistema sanitario che è già in forte sofferenza in particolari aree della nostra regione, ecco, mi soffermo alla nostra regione, ma questo vale per tutti i presidi ospedalieri del nostro territorio, per i presidi che sono stati dedicati specificamente a Covid-19. Ecco perché oggi più che mai dobbiamo tutelare, l'ho scritto anche oggi come presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci della provincia di Teramo, il personale sanitario, medico, infermieristico e sanitario tutto, provvedendo a, l'abbiamo fatto attraverso una richiesta, anche con una nota aperta, ad effettuare i tamponi a tutto il personale sanitario, che va messo assolutamente in sicurezza, va protetto, perché costituisce il baluardo principale, diciamo così, la retrovia fondamentale di questa battaglia, che non possiamo permetterci di indebolire. Quindi potenziare assolutamente i presidi, blindarli, tutelarli, tutelare il personale sanitario attraverso i tamponi, attraverso la dotazione dei dispositivi di protezione che purtroppo scarseggiano ovunque, ma scarseggiano soprattutto all'interno degli ospedali, e questo francamente è l'aspetto più grave che non possiamo tollerare come un qualcosa di accettabile. Tutt'altro, ecco perché dobbiamo spingere proprio in questa direzione, tutti uniti, cercando di evitare, ecco, stiamo facendo tutti un grande sforzo anche per evitare le polemiche, di evitare gli scontri istituzionali, nonostante i nervi siano tesi per tutti coloro che sono sul fronte, tutti uniti però per blindare il nostro sistema sanitario e potenziarlo. Questa è la direzione verso la quale dobbiamo andare in questo momento, se leggiamo con la giusta preoccupazione, la responsabile preoccupazione, la consapevolezza, quei dati di cui parlavi tu. Ultima considerazione che le faccio, partendo da quanto sta accadendo a Pescara, che è sicuramente la provincia e il capoluogo più colpito, anche l'ospedale
probabilmente più sotto pressione. A Pescara oggi il sindaco ha fatto una ricondizione per i palazzetti dello sport che potrebbero essere adibiti a ricovero, a ospedali da campo in qualche maniera. A Teramo si sta studiando la stessa soluzione, c'è la stessa problematica, ci sono le stesse esigenze? Abbiamo numeri diversi in questo momento rispetto a Pescara, come dicevamo prima, ma questo non può portarci ad abbassare la guardia oppure a immaginare che la stessa situazione non si possa verificare anche in provincia di Teramo. Siamo tutti sotto questo rischio, quindi anche a Teramo, chiaramente con l'emergenza che non è immediata rispetto a Pescara, stiamo lavorando anche attraverso i vari COC che sono stati istituiti all'interno dei singoli comuni, di creare appunto degli spazi, dei luoghi, gli ospedali da campo ne ragioneremo con la ASL, lo stiamo già facendo in una fase embrionale, ma ovviamente questa riflessione si sta facendo a Teramo e si deve fare ovunque, perché dobbiamo assolutamente garantire, come dicevamo prima, la tenuta complessiva del sistema sanitario. Grazie al sindaco di Teramo e presidente di ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi per il servizio che state rendendo quotidianamente alle nostre comunità. Grazie.